nelle grandi città, nelle aree metropolitane è superiore a 300 euro, e comunque in Italia non scende mai al di sotto dei 600 euro, quindi quello che noi potremo dare con questa misura corrisponderà, nel migliore delle ipotesi, a un terzo, in altre ipotesi a un quarto di ciò che sarebbe necessario per riportare queste persone al di sopra della soglia. Tant'è che lei ha detto che conviene più parlare di povertà e di come aiutare la gente in queste condizioni più che parlare di pensioni, ma che fanno un po' sindacati e partiti politici. Trovo abbastanza strano che, appunto, di fronte a questi dati sulla povertà, di fronte a questa emergenza sociale, ci sia chi continua a invocare maggiori risorse per la spesa pensionistica, che è destinata a salire al 18% del prodotto interno lordo, quando il vero problema sono i poveri, cui oggi purtroppo il nostro paese, che crescono sempre di più all'interno del nostro paese, che molto difficilmente riusciamo a raggiungere e aiutare in modo efficace. Quindi il governo è il massimo che potesse dare sul fronte delle pensioni? Queste sono ovviamente valutazioni di natura politica, credo che ci sia uno sforzo importante in questo momento, bisogna andare comunque al di là, bisogna cercare di, e sarebbe importante che il confronto pubblico nei prossimi mesi avesse al proprio centro la necessità di rafforzare le misure di contrasto alla povertà in Italia.